ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Generalmente quando un uomo torna a casa con un mazzo di fiori verso sua moglie o la sua compagna, sicuramente vuole farsi perdonare qualche cosa. Questo è quello che secondo me è successo con Bethesda per ciò che riguarda Fallout 76. Attenzione, perché il titolo non è sicuramente un titolo clickbait, ma Bethesda ha deciso di fare un regalo, o meglio, un regalo soltanto a chi si è loggato con Fallout 76. Attenzione però, non con la beta, ma con il gioco completo, per cui se avete giocato soltanto nel 2018 con la beta di Fallout 76 non avrete diritto a questo regalo. Voi direte, e vabbè, è normale, dopo tutti i casini che hanno combinato e tutti i vari problemi che ha avuto Fallout 76, hanno voluto farci un regalo per premiarci. Forse secondo me avete ragione, però naturalmente ci dobbiamo comunque rendere conto che non è che Fallout 76 sia stato completamente un disastro. Ha sicuramente dei bug, ha avuto sicuramente dei problemi, e secondo me in maniera molto gentile Bethesda ha voluto dire: ok, vi faccio un bel regalo. Naturalmente state calmi, è sempre un regalo, quindi non è che vi aspettate chissà che cosa, però non so perché, ma quando si sente nella voce, sempre nell'aria, regalo, il regalo è sempre ben accetto. In che cosa consiste questo regalo? La Fallout Classic Collection, che era un'esclusiva soltanto per PC, ma adesso praticamente sarà disponibile anche per PS4 ed Xbox One. Che cosa comprende, per chi non lo sapesse, questa collection? Fallout 1, Fallout 2 e la versione di Fallout Tactics. Certo, mi rendo conto che su Steam questo pacchetto ha un prezzo esagerato della modica cifra di circa 5,99€ in offerta, però che volete, è sempre un regalo, è un modo carino per dire: ok, ci aspettavamo che il gioco sarebbe stato fatto in maniera migliore e avrebbe avuto sicuramente meno problemi. Ci scusiamo per questi problemi che avete riscontrato e per farci perdonare vi regaliamo questo piccolo pacchetto. I codici dovrebbero essere disponibili, o meglio, saranno resi disponibili a gennaio. Per cui, se vi siete loggati, o meglio, se avete giocato nel 2018, nel 2019 avete sicuramente diritto a questo fantastico regalo. Il dubbio che mi viene adesso è questo: secondo voi il regalo ce l'hanno voluto fare perché sanno benissimo che siamo dei grandissimi amanti di Fallout e quindi sono stati gentili? Oppure secondo voi abbiamo ragione e il gioco aveva parecchi bug e quindi secondo me si sono voluti fare un pochettino perdonare? Che cosa ve ne pensate voi? Scrivetemelo sotto nei commenti, perché secondo me qualcosa del genere c'è. Il paragone dell'uomo che quando torna a casa con il mazzo di fiori, secondo me un pochettino c'entra. Detto questo, naturalmente è un video abbastanza breve, ma volevo naturalmente informarvi di questa notizia, perché magari a volte quando carico qualche genere di notizia di questo tipo sulla community o nella community, spesso naturalmente non la seguite o magari non tutti quanti se ne accorgono di questa notizia. E poi naturalmente mi dispiace, perché magari qualcuno potrebbe aver avuto regalato il gioco a Natale e ha pensato: vabbè, mi loggo nel 2019 e tac, non si becca il regalo. Quindi attenzione, farò uscire questo video penso domani, o meglio oggi è 27, domani lo farò uscire, quindi il 28 giustamente, e quindi avrete tutto il tempo di caricare un attimo il gioco e di giocarci anche un minuto, tanto l'importante è loggarsi. Naturalmente, come passato, vi invito a questo momento a mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video, bye! Thank you.